Allora, mi presento. Presentati tu. Allora, sono Antonella e adesso attualmente mi sto occupando, diciamo, sono la curatrice del progetto Citofonare PMOF, quindi diciamo siccome lo seguo da quando è nato, praticamente dall'edizione proprio zero, l'edizione pilota, e adesso sono ormai 4 anni, questa è la quarta edizione e mi occupo appunto di seguirlo in tutte le sue fasi, dal momento del lancio della call fino a poi appunto la convocazione degli artisti, anche la cura nei loro confronti quando sono qui nello spazio e anche appunto dopo, perché poi il progetto Citofonare PMOF, adesso lo spiegheremo, è un progetto che prevede diverse tappe e l'obiettivo è proprio quello di seguire questi progetti, diciamo che sono un po' in uno stato embrionale quando vengono selezionati, fino a portarli al loro debutto e anche oltre. Quindi in particolare appunto seguo da un paio d'anni, comunque seguo molto di più il progetto Citofonare PMOF. Questa appunto diceva è la quarta edizione di questo bando, che è molto importante perché a Milano è l'unico nel suo genere. In Giusto. Italia ci sono altri bandi di residenze con varie finalità, ma come il PMOF ancora siamo gli unici, grazie anche al fatto che PMOF è uno spazio privato e quindi possiamo diciamo, aiutare, possiamo concedere, possiamo dare una mano agli artisti, che è sempre stato il sogno di Maria, diciamo, questo è sempre stato il suo obiettivo finale di tenere questo spazio, di tenerlo in vita. Quello di, cioè, lei immaginava sempre, immagina tuttora il PIM come uno spazio di creazione, come una stazione, le piace molto questa parola, una stazione dove la gente arriva, prende, lascia le sue cose, porta, scambia e poi va da un'altra parte. Fonare è nato proprio in questa ottica. E anche il titolo, che è nato anche quello un po' a caso, è un po' perché riprende un po' anche il fatto che siamo all'interno di un condominio e quindi la gente deve citofonare per arrivare, anche gli artisti. E infatti molto spesso quando ci scrivevano, no, abbiamo bisogno di 2 giorni di prove, noi diciamo va bene, dai, vieni, citofona PMOF. Quindi è nato un po' così questa Carino. idea di citofonare PMOF. E poi anche perché appunto è una parte da una richiesta degli artisti. Noi ci siamo resi conto dopo un po' di anni che facevamo programmazioni con diversi direttori, con diverse modalità, sempre diverse, che molti artisti ci chiedevano spazio, spazio per provare, spazio perché magari andavano a un festival e non avevano a disposizione uno spazio per provare prima dei festival, spazi perché avevano un progetto e appunto magari gli serviva un po' di tempo per metterlo a punto e quindi tutti chiedevano spazi e a Milano gli spazi dentro, noi siamo qui in una zona un po' bucolica in mezzo al verde con un fiume, c'è un po' Sì, tutto, c'è c'è tutto. tutto Magari comunque. qualcuno dice è difficile da raggiungere, non è vero, perché uno non ha Esatto, voglia. Poi no. se ci sono quando ci sono degli spettacoli che interessano, la gente si muove a Esatto, prescindere. sì, il PMOF è collegata benissimo, lo diciamo sempre, Assolutamente, poi c'è un parcheggio enorme, se uno arrivano i vuole tram dal tram. centro, c'è la metro, si può arrivare tranquillamente in bici, lo staff del PMOF viene tutto in bici. Poi comunque offrono sempre qualcosina prima di uno Esatto, poi spettacolo, quindi infatti uno dice non ho il bar lo vai a pagare, qui sì. Esatto, noi offriamo invece sempre, è c'è un minimo di offerto, sì. accoglienza perché comunque sappiamo che magari appunto essendo una zona un po' dove ci sono tanti uffici, la sera è un po' più Difficile. buia, no? Quindi non è appunto Allora, Citofonare Citofonare PIM cosa PMOF. fa? Citofonare PIMOF cosa fa? Allora, dà la residenza e la cosa bella è che poi voi dedicate due sere, due date, giusto? Alla performance, fate vedere comunque quello che è stato fatto in residenza. Sì, esatto, diciamo, è un format abbastanza anche a livello organizzativo, è un format abbastanza, adesso l'abbiamo un po' messo a punto nelle varie edizioni e quindi da una call iniziale si selezionano, diciamo, dipende un po' dai progetti che arrivano, l'anno scorso sono arrivati più di 300 da tutto il mondo, dalla Corea, dal Congo, da Aruba, anche insomma, dov'è Aruba? Quindi dappertutto veramente, qui è anche difficile selezionare e capire quali E la comunicazione progetti. come avviene? Cioè, nel senso, riesci a capire quello che loro chiedono? E allora, fino all'anno scorso loro ci inviavano un dossier, diciamo, del Ok. progetto, che essendo appunto un progetto ancora in progress, quindi spesso non avevano nemmeno un Un video, video. alcuni avevano un video, alcuni avevano una presentazione,
Però lì ecco, è molto anche istinto, bisogna anche un po' capire, anche un po' da come poi il progetto viene comunicato, dalle immagini, cioè ci lasciamo anche un po' catturare da queste E suggestioni ti e sei pentita capire. di uno che avevi accettato e poi invece non si è Allora, rivelato? man mano siamo anche cresciute in quella direzione, cioè, magari Riesci a nelle prime edizioni, scavare? ma non tanto per la qualità della proposta, più che altro perché siamo rese conto che a volte molti progetti si sono fermati, magari hanno avuto l'occasione di residenza qui e non sono andati oltre. E gli abbiamo detto forse magari sì, questo progetto non era, non che non fosse valido, però magari non ha avuto la forza per andare avanti ed è per questo che ci siamo ogni anno poi a fine delle residenze, no, ci interroghiamo, no, su cosa è funzionato. Spettacoli teatrali, che molta danza. Sì. Prossimo Sì, Citofonare Pinofi. esatto. Allora, abbiamo avuto prima era una call, diciamo, sia per teatro che per danza. E, siccome anche lì abbiamo capito che alla fine per circuitare, per andare poi anche all'estero, andavano avanti di più i progetti di danza. E per questo motivo abbiamo anche deciso di collaborare con un centro straniero. Il Kelim Choreography Center, che è un centro di coreografico a Bat Yam, che è vicino a Tel Aviv, che è un posto bellissimo, una spiaggia bellissima e che ha un team di coreografi Vabbè, eccezionali. l'ultima Esatto, vostra artista. l'ultima nostra artista, Ravid, aveva, diciamo, era una loro artista, comunque era stata lì in quegli spazi, ma anche artisti precedenti, sempre che venivano da Israele, avevano parlato molto bene di questo posto. E quindi, appunto, vista questa collaborazione anche internazionale, abbiamo pensato che comunque la danza, essendo un linguaggio comunque universale, che non è legata al testo, più, diciamo, poteva darci una mano in questo. E poi anche perché in Italia pensiamo che comunque ci sia molta meno attenzione magari verso la danza emergente, ci sono sempre più richieste di appunto seguire gli artisti italiani. Il teatro ha tanti premi, il teatro comunque ha tanto spazio, viene anche più seguito. La danza è sempre quella che è un po' no, rimane un po' Ma indietro. quindi Quindi. prossima stagione è il 100% Sì, danza? allora la prossima stagione ci sarà la stagione teatrale, comunque sempre curata da Maria, che inizierà ad ottobre, quindi il mese, no, del teatro, e andrà avanti fino a dicembre, poi gennaio ci saranno anche delle cose, ci sarà anche un premio per il teatro, l'annuncio, ma ancora in via di definizione, quindi non abbiamo dimenticato il teatro, quindi non, appunto, il teatro, anche se non può partecipare a Citofonare Pimoff, ma ci sarà anche un'occasione di sostegno al teatro contemporaneo emergente. Allora, io nell'articolo metto tutto quello che serve per informare, però vuoi magari col Sì. video dare più le date Sì. piuttosto che... Allora, Citofonare Pimoff, adesso appunto è possibile partecipare fino al 31 maggio, quindi potete inviare i vostri progetti di danza in progress, quindi che non abbiano già debuttato e quindi che sono in fase di studio. E noi offriamo quindi una residenza di 15 giorni, 10-15 giorni, a seconda delle Che tanta roba. esigenze, nello spazio del Pimoff, offriamo ospitalità, offriamo un piccolo sostegno economico, che anche quello va da stabilire in base anche alla compagnia, alla Sì, sono formazione 20 della compagnia, persone. esatto, e anche appunto da dove arriva la compagnia. È internazionale, quindi è una call internazionale. Da quest'anno si accede attraverso un form online, quindi si manda la propria candidatura online, richiediamo una scheda artistica del progetto e poi varie indicazioni appunto sulle date preferite di residenza. Immagini e video del progetto, video se c'è, se non c'è anche appunto un'idea, quello che magari a volte ci mandano anche un teaser o anche semplicemente spiegare, magari mettersi davanti alla telecamera e spiegare è utile. Quindi le date sono 31 maggio c'è la scadenza della call, i progetti verranno selezionati subito dopo, li comunicheremo intorno a metà giugno, adesso non ricordo preciso la data, comunque saranno selezionati. Diciamo da 4 ai 6 progetti. Uno di questi progetti, quindi ci sarà una seconda selezione insieme allo staff di Kelim, sarà scelto per andare a fare una seconda residenza, quindi dopo le tappe, diciamo, del PIMOF, presso appunto il Kelim Choreography Center. Boh, io boh, te la butto lì, magari verrò con quell'aggeggino lì a seguire, che ne so, i vostri artisti, Sì, ne volentieri. facciamo una roba del Sì, genere, poi sì. almeno per rendere ancora più vivo questo spazio che è già vivo di per sé. E,
L'obiettivo finale del citofonare al PIMOFO? Allora, l'obiettivo finale è quello di appunto far circuitare la danza e fare in modo che da Milano e dal PIM passino artisti validi, artisti che appunto portino progetti nuovi, di cui noi vediamo appunto un'anteprima, quindi vediamo uno sviluppo, una prima fase del progetto, con la speranza poi di magari vedere il debutto dopo un anno, dopo un paio d'anni, e quindi di portare a Milano comunque tutto quello che gira nel mondo di danza, le idee, quello che gli artisti, su cosa ci stiamo interrogando in questi anni, dove sta andando, in che direzione sta andando la danza. Piano. Quindi E è un lo po' spettatore questo. secondo me deve venire con l'apertura mentale, perché non si Sì. deve aspettare lo spettacolo che vede in televisione, piuttosto che Esatto. sono dei lavori molto particolari che non bisogna capire, ma che bisogna lasciarsi trasportare, come davanti a un quadro, come dico sempre. Esatto. Se ti piace, ti ha lasciato qualcosa, bene, può essere che non ti Sì. piaccia. Tra l'altro sì, questo diciamo, frequentare questi spazi come il PIMOFO, quindi molto contemporanei, noi spesso quando ci intervistano anche dall'estero, comunque quando ci fanno delle interviste ci paragonano molto al Nord Europa, no? Come struttura, Chiaro. perché appunto abbiamo questa apertura, questo Apertura non mentale. essere finiti, Bravo. questo non avere una stagione molto comunque sempre con gli stessi artisti, sempre molto chiusa, però appunto è una cosa che un po' si sta perdendo, cioè molto nell'arte contemporanea, no? Quello di andare a vedere appunto lo studio visita di un artista o di vedere il lavoro mentre si sta creando, nello spettacolo invece uno appunto si aspetta, no, il prodotto Bene, allora facciamo vero. così, io promessa fatta, l'anno prossimo, vabbè, io citofonare vengo spessissimo a vedere le performance dei vostri artisti. E ti ringrazio. Grazie E ci saremo l'anno prossimo, a te. Va ok? bene, ti Abbracciami aspettiamo Maria. l'anno prossimo. Assolutamente sì. Allora, mi raccomando, cosa devono fare? Citofonare PIMOFO. Ciao, Ciao, grazie Antonella. prego.